ben svegliati, buon inizio di settimana è questo lunedì 18 giugno che apre di fatto questa settimana eh, che poi ci porterà nel weekend, anzi domenica prossima ai ballottaggi per esempio eh, in, in Abruzzo, ma ovviamente ci avviciniamo eh, all'estate e allora cominciamo come di consueto, con le prime pagine in questa prima parte della nostra rassegna stampa andremo a vedere i quotidiani di Casa Nostra in, in primis e poi anche le testate nazionali per vedere anche eh, le notizie dal mondo eh, e dall'Italia. Eh, cominciamo con le quattro edizioni del centro. Questa è l'apertura che a proposito, eh, a proposito di estate che arriva... Si concentra proprio sulle spiagge libere, mancano i servizi, Pescara a stagione avviata restano chiusi. Alcuni bar, bagni e docce, insomma qualche disagio c'è ancora, speriamo che vengano, venga ripristinato il tutto. Nei box sotto la testata eh, per la sanità, scontro PD 5 Stelle Sanità, il neoministro convoca le regioni e Paolucci dice, eh, l'assessore regionale con delega alla sanità, io eh, non vado. Eh, per i mondiali... Eh, C'è un altro box dedicato allo sport, eh, ieri i risultati a sorpresa nel pomeriggio e anche in serata, la Germania cade all'esordio, delude anche il Brasile, insomma due delle eh, favorite alla vittoria finale che steccano l'esordio, ma scendiamo in pagina per vedere alcune notizie eh, di casa nostra, la fotonotizia per esempio riguarda... Lo sport, ovvero con le richieste di eh, Pillon. Siamo in casa eh, Pescara per l'attacco del Pescara del futuro. Pillon chiede il bomber, Melchiorri, Petkovic o Iallo eh, che sono raffigurati nei eh, cerchi. Eh, All'interno profughi l'Aquarius e a Valencia, questo è. Eh, questioni nazionali che si intersecano anche con questioni internazionali. Salvini, ministro dell'Interno, l'Europa dice ora ci ascolta. Vediamo nelle cronache, torniamo in Abruzzo, siamo di nuovo a Pescara. Pineta, rischio demolizione per 20 villini. L'Associazione Italia Nostra lancia l'allarme per due case degli anni 30 che saranno abbattute nella zona della Pineta per essere sostituite da altre costruzioni. Sempre a Pescara, Mercato Etnico, il cantiere aprirà a settembre. Ci spostiamo a Montesilvano, partono i lavori per sistemare otto parchi pubblici e poi altri due box sotto la fotonotizia. Il rapporto dei Carabinieri forestali. Leggiamo perché è molto interessante, Rigopiano, quattro errori fatali dietro la morte di 29 persone e poi per la previdenza eh, pensioni c'è cioè la 14 a chi tocca e quanto spetta ad ognuno cambiamo edizione eh, sempre del centro eh, andando però nell'edizione della provincia dell'Aquila eh, l'apertura è dedicata alla Intex eh, licenziati senza indennità niente TFR per i ricercatori scattano nuovi ricorsi giudiziari eh, la fotonotizia è dedicata ai migranti apicoltori che vanno a lezione da un 89enne a Vezzano così imparano a produrre il miele questi sono alcuni dei migranti insieme all'89enne nel campo dove si trovano le arnie eh, nelle cronache rimaniamo all'Aquila conta dei danni nelle case allagate mobili da buttare. Per la cronaca andiamo a Sulmona, Zuffa in centro dopo la festa del saltarello a Calascio, eh, internet veloce sulla rocca di Lady Oak, questo è quello che cambia nell'edizione aquilana rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza, andiamo a Teramo, Ovviamente vi ho detto in apertura che questa è la settimana che porterà al ballottaggio ad esempio eh, a Teramo e allora vediamo come si stanno muovendo i partiti. Cavallari si sbilancia per Morra, ballottaggio a Teramo, D'Alberto non la prende bene e lo Attacca. Eh, anche qui la foto, notizia è dedicata allo sport con l'intervista all'attaccante biancorosso Bacio Terracino che dice: il resto a Teramo questo è benissimo.' Nelle cronache a Giulianova, false accuse al genero: una donna va a processo, aveva presentato uno esposto accusando il genero, un uomo originario del Senegal, di violenza sessuale sulla figlia piccola. Tutto falso. C'è il giudice che ha rinviato a giudizio una donna di Giulianova per calugna. A Tortoreto, i 28 migranti tornano nell'hotel Salino. Eh, a Tortoreto marijuana legale restituita a un'azienda. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella di eh, Chieti e purtroppo con l'apertura dedicata alla cronaca operaio Sevel si schianta e muore, tragedia a Bordino 53enne finisce con lo scooter contro un palo eh, la foto notizia termina a Chietil Festival Festival Chorus Inside musica e amicizia tra i popoli la festa dei mille. Coristi, eh, e questa è una delle coriste premiate al Teatro Marruccino di Chieti al termine del festival. Nelle cronache, Chieti. Palatricalle servono già nuovi lavori, impianto di riscaldamento rotto al Palatricalle. Per ripararlo servono 28.580 euro. Soldi che potevano essere risparmiati se fosse stato comprato. Pensate, del semplice antigelo e quanto sostiene il consigliere Costa che ha presentato un'interrogazione a Lanciano. Eternit in strada, la bonifica costa 40.000 euro e ad atessa le saracinesche dei negozi diventano dei eh, quadri. Cambiamo quotidiano, andiamo sul messaggero, ovviamente edizione Abruzzo. L'apertura è dedicata al Sisma, scuole sotto esame. L'Aquila il comune chiede all'ateneo di effettuare accertamenti sulla vulnerabilità l'università perceperà un contributo forfettario massimo di 39.800 euro come rimborso anche qui ritroviamo purtroppo il fatto di cronaca di Casalbordino muore nello schianto contro un eh, palo un'altra domenica di sangue sulle strade del Vastese un uomo di 60 anni Sergio Bucciarelli è morto ieri pomeriggio eh, a causa di un incidente, eh, mentre era a bordo del proprio scuterone a Casalbordino. Di spalla l'emergenza una task force per ridurre la quantità di cinghiali. Saliamo in alto, poi man mano scenderemo in pagina. Ma sotto la testata molto sport. Come vedete, futsal. Eh, acqua e sapone bagno di folla per salutare ovviamente il triplete eh, per il rugby fuse quattro società nasce il nuovo club si chiamerà unione l'aquila e per la serie b per il calcio pescara si entra nel vivo da oggi il via ai riscatti da, da definire le posizioni di benali zubaric e zampano chiesto alla juve clemenza il prossimo campionato eh, sarà più meridionale con l'arrivo del Cosenza che ha battuto il Siena sabato sera proprio nella finale playoff di Serie C. Proprio lo Stadio Adriatico di Pescara. A centro pagina eh, Frode Serbatoi GPL in quattro verso il processo. Chiedi i costruttori sporgono denuncia, eh, manutenzione dei contenitori eh, poco sicura. Arriva al capolinea, leggiamo l'inchiesta della procura eh, di Chieti sui serbatoi interrati e ricondizionati senza il rispetto della normativa europea che rischia di far esplodere un caso nazionale, frode in commercio e l'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini del PM. Giancarlo Ciani. Eh, vediamo la foto notizia. Pescara eh, siamo a Pescara. Rigel, la Rigel può costruire sull'ex Filanda i comitati in Regione per un luogo della memoria. Il comune di Pescara non ferma il progetto delle palazzine al posto dell'ex Filanda Gianmaria. Eh, I comitati oggi in Regione per discutere l'istituzione di un luogo della memoria della storica fabbrica. E poi in basso. Eh, ricorderete eh, la, eh, il caso dell'omicidio di Renata Rapposelli? Ci sono le parole di Santoleri ho tentato il suicidio, leggiamo, un uomo disperato, ho cercato di suicidarmi ma non ci sono riuscito e senza speranze, sto qui in custodia cautelare senza aver fatto niente e dopo al processo mi daranno l'ergastolo. Queste le parole contenute in una lettera che Simone Santoleri, rinchiuso da due mesi nel carcere di Lanciano, ha scritto proprio al quotidiano, il messaggero. Queste... Eh, le testate regionali andiamo sulle testate nazionali anche qui per vedere quelle che sono eh, le eh, invece le notizie a carattere nazionale non solo partiamo dal Corriere della Sera e ovviamente la questione dei migranti che questi giorni la fa da padrone, la nuova rotta dei migranti, nel 2018 gli sbarchi calano in Italia, crescono in Spagna, eh, il Premier Conte va dalla Merkel, l'Aquarius attracca a Valencia Salvini ne prendano 66.000, Renzi lo accusa, è un bullo. Ehm, e poi eh, l'analisi la, di Ernesto Galli della Loggia, la ritirata degli USA, le fragili democrazie eh, europee. Scendiamo, la fotonotizia, il patto che dà un nome alla terra di Alessandro, lo Stato chiamerà Macedonia del Nord, si chiamerà Macedonia del Nord e potrà aderire alla UE. Alla fine il buonsenso ha prevalso, dopo quasi 30 anni di bisticci linguistici, Greci e Macedoni si sono accordati sul nome della terra che ha dato in Natale a Filippo e soprattutto a suo figlio. Alessandro, l'allievo di Aristotele che conquistò una grande parte del mondo, Alessandro Magno, conosciuto sino al subcontinente asiatico che passò alla storia come il re dei re. E poi l'inchiesta sullo stadio della Roma, intervista all'assessore del Movimento 5 Stelle, inviavo... Gli atti all'Anzalone che male c'è. Eh, L'assessore all'urbanistica del Comune di Roma, Luca Montuori, in un'intervista al Corriere, parla dell'inchiesta che sta scuotendo la capitale. La Repubblica, anche qui la questione eh, migranti eh, in apertura, il grande bleff di Salvini ferma le... ONG non gli arrivi, oltre 2.000 salvati in otto giorni, migranti più consensi per il ministro, festa a Valencia per l'Aquarius, un piano tedesco per superare eh, Dublino, l'editoriale di Eugenio Scalfari, Draghi e Menniti lottano per l'Italia e eh, per l'Europa. Altre notizie, lo stadio della Roma, l'inchiesta: eh, raggi gli incarichi dati a Mr. Wolf, ovvero Lanzalone, nessun contratto, solo tante consulenze. E Raffaele Cantone eh, dice: ora cambiamo le regole sui fondi alla politica, fondazioni, bilanci eh, chiari. Eh, in basso i mondiali in Russia, subito sorprese. Dopo Messi, altre stelle smarrite, perde la Germania, pari per il Brasile. Questa nella foto è la gioia del Messico dopo la vittoria: con, dopo il gol che ha consegnato la vittoria contro la Germania. Campione del mondo in carica la stampa, migranti e. Povertà, Conte da Merkel, l'Italia propone un piano europeo, dopo Macron oggi vertice a Berlino, eh, a Valencia applausi e canti per i profughi sbarcati dall'Aquarius, avranno un permesso di 45 giorni, Salvini a Madrid, bravi, ora accoglietene altri 66.000, la Guardia Costiera resterà più vicina alle coste e il cambio di ruoli di Domenico Quirico Spagnoli brava gente eh, la fotonotizia eh, è a Kaliningrad peraltro uno dei paesi dove si gioca il mondiale di calcio l'enclave russa da dove Putin sfida la Nato e questo è un Tifoso russo che sventola una bandiera della Marina dell'ex Unione Sovietica proprio durante i mondiali. Come vedete, una bandiera della eh, Marina eh, russa dell'ex Unione eh, Sovietica. Il fatto quotidiano, la guerra dei eh, nuovi schiavi Fudora contro Di Maio. Oggi, vertice sui Rider. Il ministro Niente Ricatti. Uh, in alto, sotto la testata, i box: Aquarius a Valencia, ma la Spagna espellerà tutti i migranti economici. E invece a terra, nell'inferno dei centri del Niger, un limbo depredato. La storia di copertina: cosa c'è di populista in Conte? Che vediamo tra i, uh, tra i due ministri, Di Maio e Salvini. Storia di copertina: governa i X per stabilire quanto conta il fattore pop, il fattore populista. Eh, cambiamo quotidiano e andiamo sul messaggero edizione nazionale, anche qui la questione migranti in primo piano, Salvini piano di aiuti alla Libia, il ministro dell'interno sostegno ad Al Serrai le aziende italiane investiranno in Africa, L'Aquarius in porto a Valencia, il Viminale negli ultimi mesi sbarchi in linea con l'anno scorso eh, in alto l'intervista a Carlo Tavecchio, ex eh, presidente della FIGC, con Balotelli e Insigne saremmo andati ai mondiali. E a proposito di mondiali, Germania flop, vince il Messico 0-1 e il Brasile frena con la Svizzera 1-1. Altre notizie, eh, la foto, Etiopia Eritrea 20 di pace, ora l'Italia giochi il suo ruolo per il nostro paese. Eh, occasione e responsabilità stadio della roma parnasi e biglietti ai politici e il tecnico l'impianto farà schifo eh, le nuove carte casaleggio e l'invito a cena per l'anzalone e poi fine di una disputa anche qui lunga 27 anni grecia macedonia accordo sul nome l'ex paese jugoslavo diventa una repubblica nasce dunque la, la repubblica di Macedonia del Nord il tempo ovviamente con ampio spazio siamo a Roma con ampio spazio sulle cronache capitoline capitale ostaggio dei Rom Salvini aiuto pensaci tu eh, le inchieste del tempo ecco la mappa dei 600 campi abusivi l'appello di 13 comitati di quartiere al Viminale, così non si vive. Pronto il deposito di altro materiale, arrivano le carte su Stadiopoli eh, e la politica eh, trema ovviamente per quello che po possono contenere queste carte. Nelle altre notizie, l'Aquarius a Valencia, quanto sono solidali gli spagnoli, fischi e proteste contro i profughi, il governo felice, residenti. Eh, meno evasione IVA e frode per l'ormai ex icon antimafia e 6 Ciancimino il Pataccaro si è beccato un'altra condanna stavolta eh, reati economici evasione dell'IVA e frode libero l'Italia sedesta Basta con le navi, grazie al ministro Salvini. La barca di profughi respinta da noi approda in Spagna tra canti e balli. Se sono contenti, ne prendano altri. Da giorni i mezzi dell'ONG non raccolgono migranti e si limitano a insultare. Maroni dice: Matteo è più bravo di me. Ai vertici UE dovrebbe accompagnare Conte. E l'analisi la, di Vittorio Feltri. Eh, che parla di Rai e ora che la Rai torna ad essere filo governativa siamo stufi di Teledem la eh, foto a centro pagina Flat tax in agosto caccia ai veri evasori non agli scontrini il vice ministro Garavaglia parla il leghista al di Castero dell'economia è scatenato eh, in basso Ospedali dimezzati per ferie, organici decimati, la mappa del disagio. E in basso eh, una notizia curiosa: ovvero le parolacce fanno bene alla salute e al cervello, le la virtù, la virtù del turpiloquio ineducato ma indice di sincerità. Il secolo XIX siamo in Liguria, i migranti, il piano del governo, Conte va dalla Merkel con un pacchetto di proposte su occupazione e eh, povertà eh, e poi arriva il grande caldo, come vedete ecco le contromisure, 3.000 anziani a rischio. Il mattino siamo a Napoli, Libia, il piano di Salvini, migranti, aiuti e affari. In alto, shock sulla nave, eh, siamo a Napoli, un'auto schiaccia due turisti indonesiani eh, e eh, li uccide. Il sole 24 ore, vediamo qual è l'apertura la, del quotidiano economico, il popolo del TFR, gli italiani... Restano fedeli al tesoretto. In busta paga solo 217.000 dipendenti privati su 15 milioni hanno chiesto nello stipendio la quota maturata ogni mese. Stop al 30 giugno. I rendimenti dal 2008 a oggi i fondi pensione hanno reso almeno il 3% medio anno contro il 2,1% del trattamento di fine rapporto. E eh, poi l'università scommette sui nuovi corsi online. I rettori chiedono al governo un piano digitale da 1,5 miliardi in 5 anni. E c'è anche questa notizia: tra le 111 mila leggi ancora valide in Italia anche i decreti del Duce. Chiudiamo la rassegna stampa con delle prime pagine, la visione delle prime pagine con le testate sportive e iniziamo da Gazzetta dello Sport che in maniera laconica dice "e noi a guardare". Germania KO col Messico, Brasile fermato dalla Svizzera e per l'appunto noi a guardare grandi flop Italia è davvero il mondiale dei rimpianti dopo la frenata dell'Argentina, altre sorprese: i campioni del mondo battuti all'esordio. È già processo alla squadra. Il gol di Coutinho non basta-i verde -oro, e il biondo Neymar eh, delude, infatti, non solo lui. Come vedete, una doppia delusione nella doppia foto, Neymar. Eh, sulla sinistra è il portiere della Germania, Manuel Neuer, che ieri ha preso gol sul suo palo. Le gare di oggi, oggi peraltro, ci sarebbe, ma ovviamente un esercizio complicato: quel, quella Svezia mh, che eh, ci ha rubato, ci ha scippato il mondiale proprio nello spareggio. Sarebbe stata quasi la nostra partita se ci fossimo qualificati, ma insomma è un esercizio eh, di grande fantasia pensare che poi i sorteggi ci avrebbero veramente accoppiato alla Sud Corea e avremmo giocato oggi. Comunque oggi c'è Svezia e Sud Corea, poi c'è Belgio-Panama, scende in campo anche eh, l'Inghilterra, altra big, una delle ultimissime ad esordire in questo mondiale in alto questioni che riguardano la A una voglia del diavolo Mirabelli sarà vero Milan i big restano e colpi mirati domani il UEFA Day il DS chiede fiducia a Galli vi lascio il futuro altre questioni eh, siamo in casa Juve Mandzukic su Pipita giù Ovviamente le due facce della Juve al mondiale, i bianconeri ballano sulle punte. Eh, strategie dell'Inter, i giorni di Nengolan in l'Inter con il colpo in canna. Il valzer delle panchine, pure Mjailovic all'estero, va allo Sporting di Lisbona. In basso eh, Armani carica scudetto dopo la, il trionfo dell'Armani Milano la strada è quella giusta pronti ad aprire un ciclo parla il patron di Milano altre notizie di ieri soprattutto motori perché Lorenzo ieri martella anche in Catalogna vittoria nel MotoGP per lo spagnolo della Ducati Rossi terzo sul podio secondo Marc Marquez che allunga in classifica Alonso invece Re Aleman nel 2019 punta Indianapolis, a 500 miglia di Indianapolis, trionfo nella 24 ore. Peraltro, Fernando Alonso è stato anche campione del mondo in Formula 1. Potrebbe centrare, vincendo Indy, il Triplete, per il eh, tennis invece si va verso Wimbledon, le prove generali. Federer, nuova sfida, toccare quota 100, ha vinto Stoccarda eh, ed è salito a 98 successi in carriera. Adesso c'è Alle, potrebbe fare 99, e poi sarebbe. Davvero incredibile se facesse quota 100 proprio con Wimbledon, il torneo più affascinante del mondo. Il Corriere dello Sport sballa laica, clamoroso, il Messico batte i campioni del mondo della Germania 1-0 e la Svizzera blocca un Neymar che come vedete ha casciato dolorante a terra, che si tiene la caviglia destra in alto Juve. Uber, Bayern, asse privilegiato con il club di Rummenigge. non solo Lewandowski per sostituire Gain, ma anche Boateng per rinforzare la difesa. Operazione pronta a partire e poi c'è l'assalto a Joao e Cancelo. Ehm, in sotto altri due box, Stellone a casa, ritorna a Tedino, Palermo tra rabbia e tradizione, dopo lo spareggio perso col Frosinone, Zamparini conta i danni, ribalta tutto. Ecco il tecnico che aveva cacciato in corso, ovvero Bruno Tedino, per la moto. Ducati vince, Ducati perde, trionfa Lorenzo, ma cade eh, Dovizioso, Dovici scivola inseguendo Jorge. Mondiale compromesso, Marquez a più 49 sui piloti della Rossa e Valentino Rossi ancora sul podio. Tutto sport. Eh, Golovin la svolta. La Juve più a chiudere con il CSK per il giocatore dottore anche di un gol all'esordio con la Russia. Eh, e per il mondiale, come vedete, Germania shock ai Brasile. Altre notizie: Zaza dice sì, al Toro che coppia con il Gallo Belotti e poi. Cercasi nuovo cancello intercasting per 6, Aleish Vidal la grande occasione. La Lazio, Lazio Acerbi ci siamo, il Parma eh, sta andando sull'ex bianco azzurro Birleccher Zamparini stirpe in furia alla polemica dopo Frosinone. Eh, Palermo e dall'altra parte la Ducati Padrona con Super Lorenzo Alonso in trionfo ora Indianapolis e poi per la scherma gli europei argento e bronzo con Enrico e Volpi ci fermiamo per questa prima parte adesso un po' di pubblicità e poi rientreremo con la seconda parte ed entreremo all'interno dei quotidiani seconda parte di mattino 6 ripartiamo con i quotidiani di casa nostra, entrando al loro interno per vedere mh, analiticamente le notizie che propongono. Ripartiamo dal centro, da pagina 2. Il ministro convoca gli assessori, ma Paolucci manda il dirigente. Abruzzo lo scontro con i 5 Stelle: eh, tra due giorni, vertice a Roma con i rappresentanti di tutte le regioni sul problema delle liste d'attesa. Il politico abruzzese è impegnato in un convegno a Pescara in via muraglia dal ministro Giulia Grillo. In basso esami di Stato. Mercoledì la prova di italiano. In Abruzzo 10.713 studenti aspirano alla maturità. Un anno fa solo lo 0,5% non ci è riuscito. Eh, non è riuscito a superare l'esame di Stato. Ovviamente in bocca al lupo ai ragazzi che affrontano la maturità. Rigobiano. Quanti errori, risultati fatali. Il rapporto finale, l'inchiesta sui eh, 29 morti, è davvero un rapporto che andiamo a, andiamo a leggere l'apertura del pezzo. Se quattro difetti di comunicazione tra di loro concatenati si verificano durante una grande emergenza, il risultato può essere una strage, si legge, come quella del... Resort di Rigopiano, con molta cautela, accompagnata però eh, da indizi circostanziati, i carabinieri forestali delegati dalla Procura di Pescara arrivano a questa conclusione in un rapporto di eh, 28 pagine e ovviamente chi sapeva, si legge sia il Presidente della Provincia che gli uffici della Prefettura di Pescara e il Sindaco di Farindola, erano a conoscenza dell'isolamento dell'hotel e che i clienti eh, alcuni con vere e proprie crisi di panico lo volevano abbandonare. Eh, le domande su questa, mh, come vedete sono tante le, eh, i capitoli di cui si compone questo articolo molto eh, dettagliato, il primo anello mancante, alle 12.59 del 18 gennaio il sindaco di Farindola invia un sms multiplo ai nominativi. Antonio Di Marco, Luciano D'Alfonso, Paola D'Incecco e Mario Mazzocca, il primo passaggio chiave della relazione, il suo messaggio è questo, siamo in difficoltà, abbiamo bisogno di aiuto, tutto il territorio è senza energia elettrica e telefonica, tutte le contrade sopra i 500 metri sono completamente isolate, ho bisogno di mezzi adatti per questa neve e di uomini, per favore fate presto, era un appello disperato, si legge una richiesta la richiesta di mezzi adatti per questa neve, e poi c'è il secondo anello, il terzo difetto, eh, insomma come vedete sono tante le, le domande, le risposte che ancora mancano a questa vicenda davvero eh, tragica che non, eh, non riuscirà, gli abruzzesi non riusciranno mai comunque a mettersi totalmente alle spalle. Da domani gli ultimi eh, interrogatori. Peraltro, sempre per rimanere sulla tragedia di Ricopiano, sono 13, il governatore, i predecessori Chiodi e Del Turco sfileranno in procura, ma è ovviamente un rapporto finale che, come vedete, cerca di fare un po' la ricostruzione generale di quanto accaduto in quei giorni tremendi. Eh, siamo a Pescara, spiagge... Affollate, leggiamo, ma i servizi sono in ritardo: tre punti. Ristoro su quattro non sono ancora aperti, eh, insomma, qualche disagio c'è. Il quartiere della Pineta: 20 villini a rischio eh, demolizione. Italia nostra al comune e eh, all'istituto un osservatorio per tutelare il Liberty. Ma è già pronto l'abbattimento dei primi due. Mercatino etnico, siamo a pagina 15. Terminato l'appalto, i lavori eh, inizieranno a settembre. Presentate sette offerte per la gara da 200.000 euro. Il cantiere nel tunnel di Via Ferrari è fermo da due anni. Eh, e poi, come vedete, ci sono altri box al Via Le opere, per esempio, per mettere in sicurezza 20 scuole. Sempre a Pescara, giochi e aree per i cani al via i lavori in otto parchi. Il comune di Montesilvano annuncia gli interventi delle zone verdi della città. De Vincentis, sistemeremo recinzioni e arredi. Eh, come vedete nella pagina opposta, in questa doppia pagina, dall'altra parte siamo a Chieti, tragedia a Casalbordino, scontro contro un palo, muore a 53 anni, operaio Sevel eh, perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada, forse un malore, all'origine eh, dell'incidente e vedete anche nella foto purtroppo lo scooterone su cui viaggiava. E gli, i soccorsi, che purtroppo non sono valsi a nulla. Siamo a Vasto. Ciclisti sulla statale senza luci, auto sbanda per schivarli. In basso a Lanciano Eternit abbandonato, arriva la Stangata. Lanciano scoperte 15 discariche abusive. Per eseguire la bonifica. Il comune spende 40.000 euro. Palatricalle, eccole qua. Le spese per il palasport di Chieti. Dopo la festa, servono nuovi lavori. Caldaia rotta e fare da 50.000 euro mai installati nella struttura rifatta per la Fed Cup. Costa dice: antigelo dimenticato, servono altri 30.000 euro per riparare l'impianto termico. Insomma, sarebbe una vera e propria beffa che del semplice antigelo possa poi eh, purtroppo portare ad un ad un danno per la cui riparazione servono quasi 30.000 30 euro. Eh, in basso invece siamo al Teatro Marruccino, mille coristi sfilano lungo il corso. Al Marruccino chiude tra gli applausi la rassegna Chorus Inside eh, Summer e queste sono le foto sia della sfilata che poi anche della premiazione come eh, potete vedere. Nell'altra pagina invece eh, siamo all'Aquila, la crisi irrisolta del lavoro, Intex licenziati senza TFR e indennità. Il camper della protesta staziona da cinque mesi davanti a Palazzo Silone, ricollocazione Chimera e nuovi ricorsi eh, giudiziari. Eh, la nomina il deputato forzista Martino in commissione finanze e poi banda larga alla rocca eh, di eh, Calascio, questo è il progetto. In basso a 89 anni dà lezioni d'orto a sette migranti, Avezzano con altri due anziani insegna ai ragazzi i segreti della produzione del miele e degli eh, ortaggi. Questa è una notizia molto particolare e anche molto molto bella. Cambiamo pagina, pagine 20 e 21. Siamo ancora all'Aquila, la conta dei danni dell'allagamento. Mobili da buttare, eh, l'Aquila protesta da viale Croce Rossa. Mezzo metro d'acqua in casa eh, nel mirino dei residenti. Lavori ai marciapiedi in viale Corrado IV. Eh, scendiamo, caschetto operatorio donato a Senologia. Cerimonia di consegna sempre eh, all'Aquila. In basso ad Avezzano. Facoltà piccole senza eh, futuro eh, le parole di Fabrizi di Conf Agricoltura a Sulmona. Istituto Denino Morandi via i Sigilli, l'annuncio della provincia, di verde della procura al dissequestro entro 90 giorni eh, dell'edificio finito nel Milino della finanza per eh, lavori non a norma. Scendiamo altra notte. Sempre sul Mona di Violenza, in centro storico, giovane picchiato dopo il concerto dell'adesio, un'auto danneggiata con una mazza da baseball. In basso, parco fluviale: centinaia di persone al eh, picnic, l'iniziativa promossa da DMC Terre d'Amore, ha chiuso un weekend ricco di appuntamenti. Siamo a Teramo, Cavallari, Libertà di Voto ed Elogi a Morra, questo è verso il eh, ballottaggio. D'Alberto Dal, non la prende bene e polemizza il suo, è un chiaro endorsement, dice, per il eh, candidato del... Centrodestra, ricordiamo che Cavallari è stato a lungo in ballo per una candidatura nell'ambito del centro sinistra prima delle cosiddette consultarie del Partito Democratico che hanno invece premiato Gian eh, Guido eh, d'Alberto. In basso, sequestrata a Tortoreto la marijuana eh, legale, 18 kg di semi e piante bloccate a Tortoreto. Dalle analisi, però, è tutto ok. Nell'altra pagina mio genero violenta la figlia, accusa falsa, quella che abbiamo trovato in apertura in prima pagina. Suocera va a, a, a processo. Una donna di Giulianova imputata per calugna nei confronti del congiunto originario del eh, Senegal. Accuse evidentemente false. Eh, di spalla, processo per le azioni extercas. Oggi c'è la sentenza. Peculato all'IZS, assolta l'ex dirigente Lelli, eh, era accusata per l'uso della carta di credito dello zoo profilattico, per il Tribunale però il fatto non sussiste. E a Giulianova, polemica della Lega, degrado e rifiuti sulla salita Montegrappa e vediamo nella fo nelle foto che ci sono... In eh, pagina, qui siamo allo sport. Allora cambiamo quotidiano, ripartiamo perché poi avremo un'ampia pagina di sport. Ovviamente, essendo eh, lunedì, eh, ripartiamo dal Messaggero. Eh, a Pescara, ex Filanda, il comune: nessuno stop ai palazzi della Rigel, confermata. Confermato alla famiglia Gianmaria il nulla osta per i lavori, stavano in regione i comitati al tavolo convocato da D'Alfonso. Il terreno è privato, lasciateci costruire, dicono i proprietari, si allontana il progetto, di spostare, di spostare il progetto su un'area vicina. E poi no ai tassisti. Chietini in aeroporto, Uri Taxi in sciopero da oggi a Pescara. Leggiamo, a volte ritornano, i tassisti Chietini si sono ripresentati alla conquista degli stalli dell'aeroporto d'Abruzzo e questa azione ha provocato l'immediata levata di scudi dei colleghi pescaresi per nulla disposti a cedere letteralmente terreno. Oggi dalle 9 i 40 pescaresi aderenti al sindacato Uri Taxi coordinati da Antonio Abbagnale hanno annunciato uno sciopero a tempo indeterminato anche se, spiega proprio, a Bagnale saranno garantiti i servizi essenziali e ci saranno 10 auto bianche per coprire le emergenze. Siamo all'Aquila, progetto case, consumi dal 2017 suddivisi in bollette bimestrali, sono stati recapitati... 1200 solleciti agli inquilini che non hanno pagato l'acconto 2013-2014, letture finora fatte del settore opere pubbliche affidate con una convenzione al Gran Sasso Acqua. Per la vulnerabilità scuole sicure il comune chiede aiuto all'università. Siamo a Sassa, Ferrovia è il progetto condiviso dai vari enti sulla viabilità della discordia, RFI risponde ai cittadini ci fu una conferenza dei servizi l'inchiesta schianto mortale chiesto il giudizio incriminato l'operaio tunisino per l'incidente avvenuto nel 2017 a Colle Pietro in cui ci fu una vittima cambiamo pagina restiamo in provincia dell'Aquila andiamo ad Avezzano pesante no All'Università di Agraria Stefano Fabrizi di Confagricoltura scrive una lunga lettera per motivare la contrarietà all'ipotesi avanzata giorni fa. Secondo il direttore le coltivazioni non hanno eh, affatto bisogno di laureati e le sedi distaccate sono obsolete. Ad Oricola la regione benedice gli investimenti della Coca-Cola c'è stata una vasta eco in regione sulla Performance di Oricola dove nello stabilimento della Coca-Cola Italia si sono celebrati i primi 30 anni di attività nella piana del Cavaliere, polo di eccellenza tecnologica con 102 dipendenti. Scendiamo in basso sul Mona, un altro sabato notte di violenza in centro, rovinata la festa del saltarello che poche ore prima aveva divertito le strade cittadine e come vedete questo queste sono le conseguenze della serata. Eh, andiamo avanti, altre notizie. Avezzano botte a minore, un butta fuori a giudizio. E poi l'elettrotto delle ferrovie Enel non c'entra con l'impianto. Questo è il contenzioso. Il giudice del tribunale di Avezzano ha rigettato l'istanza di RFI. A Chieti. Maxi frode sui serbatoi GPL 4 rischiano il processo, la procura non sono state rispettate le norme di sicurezza. Ecco perché l'inchiesta è scattata dopo l'esposto della Walter Tosto che parte offesa il PM Ciani chiude le indagini nel mirino finiscono grossi distributori del settore e le loro aziende. E poi il luogo dell'incidente a Casalbordino che vedete nella foto, scooter contro il palo, muore un sessantenne, un'altra domenica di sangue, leggiamo, nelle strade del Vastese, un uomo di 60 anni, Sergio Bucciarelli, è morto ieri pomeriggio in un incidente, proprio mentre viaggiava a bordo del proprio scooterone a Casalbordino, stava percorrendo via Pescara, la strada che porta al mare, quando all'altezza della frazione Miracoli, è andato a sbattere contro un palo della segnaletica. In basso, lanciano estate musicale, sono a rischio i grandi concerti all'aperto a San Vito, tamponamento al motore ad uno, in tre finiscono all'ospedale. A Teramo. Ho tentato di uccidermi, ma non ci sono riuscito. La toccante lettera di Simone Santoleri, eh, rinchiuso nel carcere di Lanciano. A Teramo, invece, è detenuto il padre Giuseppe. Sono accusati di omicidio. Renata Rapposelli, che vedete in questa foto, e la madre pittrice, trovata morta in una discarica nel Maceratese dopo essere stata uccisa. Ricorderete la vicenda eh, di Renata Rapposelli, che. Insomma, eh, suscitò l'interesse anche eh, delle mh, testate nazionali. A Tortoreto, Teramo che lavora premia le sue aziende, lo ha fatto proprio a, a Tortoreto questa premiazione. Eh, e poi a Giulianova parla la mamma del bambino, è stata solo una fatalità, parla... La mamma del bambino è rimasto chiuso in auto e poi liberato grazie all'intraprendenza di un giovane e all'esperienza del noto ciabattino di Viale Orsini a Giulianova. Avevo appena fermato l'auto ed ero scesa per prendere il passeggino dal portabagaglio e l'auto ma nel fare questa operazione non mi sono accorta che la chiave l'avevo lasciata attaccata e quando ho chiuso il portellone è scattata la chiusura automatica delle portiere per cui non potevo più riprendere eh, mio figlio. In basso. Eh, come detto, anche qui la questione del eh, voto a Teramo, Cavallari lascia libertà di voto ai suoi, arriva la eh, Meloni e libertà di voto dunque, quella che ha scelto la lista Bella Teramo di Giovanni Cavallari, l'autentico ago della bilancia al prossimo ballottaggio tra Morra del centrodestra e Gian Guido D'Alberto del centro-sinistra eppure il 10,2% dei consensi ottenuti poteva fare chiaramente decidere in un senso o in un altro il ballottaggio. Non ci sarà quindi nemmeno bisogno di modificare gli stampati delle liste. Il 24 giugno ognuno eh, vada al mare o si esprima secondo coscienza. Lo ammette anche lui il funzionario dei vigili del fuoco vero vincitore morale di questa prima parte delle elezioni che si è arrivati vicinissimi ad un patto con il centro destra eh, siamo allo sport dunque Pescara come vedete conto alla rovescia perché conto alla rovescia perché da oggi si potranno esercitare i riscatti per Benali Zuparic e Zampano, il DS Luca Leone è in azione, il prossimo torneo sarà molto più meridionale, è stato chiesto Clemenza che in questa stagione ha giocato ad Ascoli e c'è un pressing da parte del Pescara sulla Roma per riavere Macin. E Leggiamo anche qui, inizia una settimana decisiva per il varo della nuova stagione del Pescara. Inizia il conto alla rovescia, ma nelle prossime ore, previsti gli annunci ufficiali di Repetto e Pillon, probabilmente con tanto di presentazione e primi colpi di mercato. E come vedete, poi ci saranno anche ci sarà anche la questione dei riscatti che andranno in un senso andranno in un altro, inevitabilmente condizioneranno eh, il mercato futuro del Pescara. Che potrà eh, dunque sapere se può contare su questi giocatori anche l'anno prossimo oppure no. E poi l'intervista ad un grande ex eh, portiere del Pescara, ovvero Paolo Bordoni, che dice: Sono contento che Fiorillo batta il mio eh, record capitano Vincenzo Fiorillo. Impectore dei biancazzurri è già a quota 112 eh, presenze eh, co e, con 19 partite disputate, lo supererà in questa speciale eh, graduatoria. Eh, lo supererà, ovviamente, eh, l'anno 21, nella prossima stagione. L'ex portiere eh, dice che la scelta di Pillon è una garanzia per fare bene. Dunque le parole di Paolo Bordoni che molti ricorderanno per tanto tempo a difesa dei pali della porta Bianca Azzurra. Serie D, L'Aquila, Ius incontra la gente di Cavani. Ius, come sapete, vorrebbe rilevare L'Aquila Calcio. Siamo in eh, casa Teramo eh, Serie C. Di Renzo e Piccioni i Bomber. Il Teramo stringe sulle punte della Pro Sesto e sul volto noto, già ex Lanciano e l'Aquila. Ovviamente di Renzo della Pro Piccioni ex Lanciano e l'Aquila. Eh, per quanto riguarda la società, oggi sembra essere la giornata decisiva per. L'ingresso di Gilberto Candeloro, che leggiamo, fumata bianca al fronte societario. Oggi sembra essere la giornata decisiva per capire se ci sarà la fumata bianca per l'ingresso di Gilberto Candeloro. Con il presidente Francavilla ci sono stati dei contatti, degli incontri negli ultimi giorni che potrebbero portare ad una riorganizzazione dell'asset societario. Se così dovesse essere, non è escluso che possa cambiare qualcosa dal punto di vista della gestione finora pianificata. Questo è il pezzo firmato dalla nostra Ania Cantagalli. Per l'eccellenza Chieti può tornare sgherri con un ruolo nelle giovanili, ricorderete l'ex eh, giocatore Nero Verde, per l'attacco spuntano i nomi di Rodia e di Puglia. E chiaramente un simbolo per i tifosi del Chieti. Futsal, calcio a 5, acqua e sapone, bagno di folla, oltre 8.000 persone hanno festeggiato all'Outlet Village di Città Sant'Angelo la, la conquista dello scudetto, la grande stagione culminata con tre trofei, il titolo della squadra allievi e il tricolore. E in Serie D ci torniamo con l'articolo di Spalla, il Real Giulianova punta su D'Ottavio, il Real Giulianova chiama Nicola D'Ottavio quale direttore sportivo per il prossimo campionato. Il presidente Luciano Bartolini ha confermato la scelta dell'ex calciatore del Giulianova che negli ultimi anni è stato all'Agnonese allenatore Pino Di Meo contribuendo in maniera determinante alla salvezza della squadra molisana che ha ottenuto eh, il, la permanenza in Serie eh, D. E dunque oggi potrebbe esserci, eh, il, come vedete, il giorno decisivo anche in questo, in questo senso. Eh, questa è la pagina del, eh, del messaggero che... Eh, tra un po' vedremo anche meglio, e intanto per le questioni del rugby nasce il nuovo club Unione Rugby L'Aquila. Polisportiva eh, Gran Sasso, Vecchie Fiamme e Nero Verde sono i quattro sodalizi che venerdì scorso sono stati. Dal notaio per il basket Rossi è il nuovo responsabile giovanile degli Sharks e dunque dopo d'Arcangeli sulla panchina eh, di Roseto e il ritorno di Brandon Sherrod, Raffaele Rossi nuovo responsabile del settore giovanile. Per la MotoGP Giannone la corsa dura solo mezzo giro e poi sbaglia le gomme a Jerez un calvario per l'asso di Vasto dopo un avvio che comunque era stato Grintoso. Torniamo sul, sul quotidiano il centro per lo sport. Ecco qua eh, come vedete le trattative dei biancazzurri che si focalizzano soprattutto sull'attacco. Melchiorri, Petkovic, Iallo, Pescara eh, va a caccia eh, di bomber. La società è alla ricerca di una punta per rimpiazzare Pettinari che è in odore di addio in prota in stand-by in settimana un nuovo incontro con il Genoa per chiedere a Leonardo Morosini in basso una storia che riguarda due, eh, e non, due giocatori ma non solo eh, abruzzesi esultano i fratelli Ciofani e Giannitti tanto Abruzzo nel nell'assalto del eh, Frosinone, eh, e dunque complimenti anche ai eh, fratelli eh, Daniele e Matteo Ciofani che hanno conquistato la massima serie: riconquistato la massima serie con il eh, Frosinone nell'atto finale eh, contro il Palermo, e poi. Per la serie C, bacio Terracino, resto a Teramo, puntiamo in alto, l'attaccante ha ancora un anno di contratto, ci sono state Sirene, ammetti. Ma qui sto benissimo. E poi to, ex Teramo, Tommaso Dorazio, che ha conquistato la B con il Cosenza, a Cosenza dice ho trovato una seconda casa. Il, con il mio contratto scade il 30 giugno, sogno di giocare ancora in Calabria. E poi diritto dello sport, nasce l'Aias Tortorella, l'avvocato fa gol come il centravanti, parla il coordinatore abruzzese dell'Associazione dei Legali Specializzati. E per il tennis, Internazionale di Città dell'Aquila, Di Nicola sfida Bonadio per entrare nel main draw. E altre trattative, qui siamo in Serie D, Vastese oggi firma Giampaolo e c'è il rinnovo di stivaletta e poi per il San Nicolò di Giovanni ho dato tanto al San Nicolò, ma sto pensando di fare calcio altrove all'Aquila. Ore decisive per chiudere con Jus e guardare al futuro. Pineto, il primo rinforzo è il portiere Fargione, mentre l'Avezzano corteggia un Italo. Argentino, eh, biancoverdi sull'attaccante esterno Alessandro, ex Rovigo, passi avanti per il rinnovo di Dos Santos. Francavilla si riavvicina: Palumbo mentre il Giulianova, come abbiamo letto anche sul Messaggero, scommette su D'Ottavio, invitato a ricoprire il ruolo del direttore sportivo. Oggi ci sarà eh, la risposta da parte del dirigente. E invece, in eccellenza il Chieti punta su Sgherri come uomo simbolo e aspetta il sì di Massimo eh, Ganci. Eh, Dall'altra parte invece l'Urlo del Sant'Anna e promozione la finale playoff di prima categoria sul neutro di città Sant'Angelo. La squadra di Santanelli la spunta ai supplementari 3-1 contro un'ottima eh, atria. E poi altre notizie di basket con cui chiudiamo questa rassegna. D'Arcangeli con Sherrod tenteremo di fare eh, miracoli. L'intervista al coach degli eh, Sharks. Eh, in basso a Teramo, eh, che riparte dalla gioia, Campli invece vuole eh, Tarquini. Giulianova smentisce di aver messo in vendita il titolo e punta Sorgentone come nuovo tecnico. Dall'altra parte la trattativa Amatori Weir. Eh, accordo ad un passo i dirigenti del, dei due club Amatori Pescara e Wier Ortona pronti a chiudere la fusione e possibile coinvolgimento anche del eh, Pescara eh, Basket. Queste erano le ultime notizie per questa edizione eh, di Mattino 6 che ovviamente torna domani alle ore 8. Io vi ricordo l'appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 14 con tutte le notizie della nostra regione. Buona giornata.